si fanno sempre due pesi e due misure nel nostro paese, cioè un fatto come questo sarebbe stato molto più eclatante se fosse accaduto una mobilitazione di sinistra, questo è un dato di fatto. A questo mi permetto di aggiungere, sottoscrivo le parole di Maria Rachele Ruglio, non possiamo pensare che a insegnare la non violenza nelle scuole ci vadano associazioni come Non Una di Meno, che non solo evidentemente compiono atti come quelli che sono stati compiuti e rivendicati, ma non hanno evidentemente nulla da insegnare in tema di non violenza. Se il loro modo di non essere violenti è lasciare bombe molotov all'interno delle associazioni che non condividono il loro pensiero, non è qualcosa che può essere insegnato ai nostri figli. Prima fuori il presidente Foti diceva: chi non è intervenuto tra i partiti che non sono intervenuti a sostegno di quanto è accaduto, evidentemente c'è una probabile connivenza. È d'accordo con questa lettura? Diamo tempo al tempo. Se entro due o tre giorni non arriveranno le prese di distanza ufficiali da parte di Elie Schlein e da parte di Landini, io credo che si porrà un problema. Cioè, è autorizzato l'uso della violenza quando non si condividono posizioni? Perché attendiamo di capire se l'uso della violenza è sempre da condannare oppure se ci sono dei se e dei distinguo, perché questa che oggi avete testimoniato tutti essere stato un atto di violenza, fino a ieri è stato rivendicato come una sanzione, cioè come qualcosa di legittimo, perché in democrazia si sanziona chi non la pensa come te. Io credo che stiamo davvero assistendo a una pagina molto buia. E perché dargli due o tre giorni allora? Cioè, se è così palese quello che è successo, perché? Secondo me è fin troppo dargli due o tre giorni, però siccome so che a sinistra certi meccanismi devono chiedere prima al Politburo se possono o non possono, allora diamogli due o tre giorni e vediamo cosa succede.